Buonasera, grazie per essere venuti qui alla presentazione del libro di Luciano Carnati Ceriello, Il segreto di Chopin. Siamo nella prestigiosa sede del vero presidente della FUIS, Federazione Unitaria Italiani Scrittori, e con grande piacere do la parola al presidente. Grazie. Io due parole sulla FUIS. Che cos'è la FUIS, le devo dire? Perché la FUIS è un'organizzazione, Federazione Unitaria Italiani Scrittori, è un'organizzazione dedicata agli scrittori di tutte le espressioni, e quindi tende a favorire gli scrittori mettendo a disposizione i modi possibili per potersi esprimere. Ovviamente questo deve essere fatto per favorire il massimo dell'espressione possibile, e quanto più gli scrittori sono complicati, complessi e ricchi di idee di scrittura, e meglio è per noi. Più o meno questo detto velocemente, eccetera, eccetera. Okay. Il nostro autore di stasera è sicuramente un uomo pieno di entusiasmo, ha proprio entusiasmo, oltre sia come autore, sia come persona e sia come scrittore. Io questo libro lo conosco, l'ho visto, l'ho letto. Allora, innanzitutto, ogni volta che si presenta un libro, di solito coloro che stanno di fronte difficilmente l'hanno visto, difficilmente lo conoscono, eccetera. Quindi bisogna dire delle parole in modo tale che... Allora, questo è un libro, così, delle parole che mi vogliono, facili. Questo è un libro sinestetico, non è una parola facile, però comunque io adesso la spiego. Sinestetico perché tocca diverse espressioni artistiche, quindi vi trovate di fronte a una complessità di proposte, poiché noi viviamo in una società complessa e liquida, come viene definita, quindi postmodern. Questo libro è in tiro con quello che è l'attualità, cioè spesso e volentieri si pensa che l'attualità sia legata ai contenuti. Sì, certamente l'attualità è legata ai contenuti, ma sicuramente l'attualità è legata anche alle forme di espressione. La complessità delle forme di espressione, in questo caso, cercano di recuperare una vecchia nozione dell'unità delle due culture. Le due culture sono una cultura scientifica e una cultura umanistica. Come sapete, oggi in tempi di aria digitale questa necessità è diventata assoluta. Non è che sia nuova, perché nel 500 c'era già, però poi la divisione delle culture, soprattutto con l'illuminismo, è stata molto forte, appunto tale che fino a 30 anni fa stavamo proprio divisi, cioè le due culture erano divise. È un libro sinestetico. Innanzitutto dalla copertina, perché propone in maniera non indifferente ma sollecitante forme dell'arte visiva. Forme dell'arte visiva che ovviamente sono legate alla nostra cultura e anche a una cultura europea. Le forme, e anche americana se volete, perché le forme che vengono proposte, che voi vedete qua, sono delle forme che sono in linea di massima legate a geometrie che provengono, che sono di orientamento europeo, diciamo. Ma per esempio c'è forte l'universalità della religione, perché la raffigurazione centrale di un Cristo propone una universalità inquadrata su forme geometriche che sono europee, innanzitutto perché mi richiamo sicuramente a Leger, ma anche agli americani, in particolare quegli americani che hanno fatto le forme della vision, le forme in cui hanno costruito come Vasari, che hanno costruito forse l'optical, che spero qualcuno si ricordi. E questa è la prima forma.
La seconda forma è sicuramente quella di una scrittura narrativa, una scrittura di contenuti, una scrittura che propone un appoggio o una riflessione in linea di massima legata alla musica e quindi ovviamente già un'indicazione di una duplicità, di una complessità di espressione. Però è un autore che non si accontenta di scrivere in prosa, scrive pure in poesia e quindi è un'altra forma di espressione che correda il libro. Ovviamente che cosa succede quando uno scrive in poesia? È la forma con cui uno si rivela. Se con la narrativa riesce a stare coperto, con la poesia invece si scopre. E voi quando volete conoscere un po' più l'autore dovete toccare le forme della poesia. Avete capito che se voi cercate di dare una definizione a questo libro diventa difficile poterlo definire, perché i temi che vi vengono fuori più facile che sia un aggettivo che è quello di complesso, più sfaccettature, più significati, più un libro ricco. Quindi il nostro caro autore, un consiglio glielo dobbiamo dare, deve inserire di più le immagini della moglie, perché le immagini si vedono facilmente e gli riempiono i colori. Le due non ha voluto, quelle erano ah, sì? Sì, erano proprio pensate per l'inizio di ogni capitolo con l'immagine, perché l'editore è autorevole, io avrei detto cambiate editore, ma è autorevole, quindi non si può fare. L'editore non ha voluto, va bene. E quello era pensato proprio così, con l'immagine, cioè ogni tavola pittorica era dedicata a un capitolo ed era pensato all'inizio o alla fine del capitolo della tavola pittorica. Però alla fine è stata una mediazione che mi ha portato a questo, insomma, le immagini in bianco e nero alla fine con l'inserto storico. Lui già ha una ragione, però c'è un corredo documentario che è notevole. Va bene, allora, leggetelo, che vi fa bene alle orecchie per la musica, agli occhi per la cosa e all'intelletto per la narrazione e al cuore per le poesie. Va bene? Allora, grazie tantissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie